Eder. Mech. Pallister. Il giudice Andrea Scarpa ha archiviato le posizioni di Nicholas Negrini, marito di Alice Neri, la 32enne uccisa la notte tra il 17 e il 18 novembre scorso, e di Marco Cuccui, il 33enne sardo con il quale la donna trascorse la serata allo Smart Café prima di essere trovata carbonizzata all'interno del bagagliaio della sua auto in una zona isolata a Fossa di Concordia. La procura aveva infatti escluso definitivamente dal caso entrambi gli indagati, dal momento che al momento del delitto Nicholas Negrini si trovava a casa con la loro figlioletta, mentre Marco Cuccui tornò a casa verso le 3 di notte dopo aver salutato Alice. Gli inquirenti rimangono comunque convinti che l'unico responsabile del terribile delitto sia Mohamed Gaoul, il trentenne tunisino arrestato in Francia nel dicembre scorso. Secondo la procura, lui avrebbe avvicinato la donna allo Smart Café una volta che Cuccui si allontanò, a salire in auto con lei, ad ucciderla e poi a dare fuoco al suo corpo in un luogo che conosceva particolarmente bene. Rimane però ancora un mistero il movente dietro a questo efferato omicidio. Anche se i riscontri scientifici sono stati cancellati dal fuoco, è stato possibile rilevare che Alice è stata colpita al cuore più volte da un'arma bianca, forse un coltello. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!